Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio sbrilluccicoso canale. Quest'oggi aprirò insieme a voi questo bellissimo pacchettosto super mega giga di perline per bijou. Qua sotto intravedete anche una box, mentre all'interno di questa meravigliosa velina ci sono tantissime bag che ho acquistato nel corso dell'estate. Quindi io vi invito a visionare questo video perché ci sono sicuramente tante meraviglie che meritano di essere viste, quindi buona visione per quanto riguarda questo video e poi vi voglio ricordare che proprio oggi, se ancora non lo sapete, ve lo voglio appunto ricordare, proprio oggi escono le nuove bag e la nuova box, quindi vi lascerò qui sotto il sito di Perline per Bijou. Come sapete, sia le bag che le box vanno sempre letteralmente a ruba e capirete il perché guardando quelle che ho acquistato io, ovviamente ogni volta, ogni uscita sono diverse, ma sempre molto molto interessanti, a prezzi speciali, colori e abbinamenti meravigliosi di perline spettacolari. Quindi io vi invito alla visione appunto di questo video e poi vi lascerò il link per andare a visionare ciò che esce oggi appunto sul sito di Perline per Bijou. Ora quindi sposto tutto quanto, spacchetto e vi faccio vedere ad uno le meraviglie che contiene questo bellissimo pacchettozzo. Ho tolto la velina, ma ho riattivato un attimo il video per mostrarvi la cura con cui Valeria impacchetta tutto quanto. Guardate, tutte le bag sono avvolte in questa pluriball molto spessa, quindi veramente ottimo. E quindi ora procedo e vi mostro tutti i pacchettini al suo interno. La prima bag che vi mostro è questa, guardate già il titolo sull'etichetta, è tutto un programma, Swarovski Crystal Dark Red Luxury Bag. E quindi ora vediamo il contenuto. Io ho già tolto le graffette per fare prima e cercare di fare meno confusione possibile, quindi cerco di prendere fuori tutte le bustine al suo interno, che sono veramente tante, tante, tante. Guardate quante belle bustine che ci sono al suo interno. Eccola qua, è vuota, sì. Bene. Ora chiaramente sposto e ve le faccio vedere meglio da vicino ad una. Allora, il tema ovviamente è il rosso, quindi parto dai protagonisti, ovvero dagli Swarovski. Quindi io sto aprendo insieme a voi, questa ne è la prova. Ho tolto soltanto le graffette prima per fare appunto meno confusione. Parto dagli Swarovski, Rivoli Swarovski 14 mm Crystal Dark Red, una coppia. E ora la guardiamo insieme. Guardate che meraviglia di impacchettamento, proprio impossibile che si possano danneggiare questi rivoli. Guardate che spettacolo. Eccoli qua. Guardate che belli sono. Belli, belli, belli. Mi sono innamorata subito di questa bag e del suo contenuto. Adesso che sto vedendo insieme a voi da vicino queste meraviglie, posso solamente confermare le mie impressioni. Allora, poi procediamo con, cerco di andare per ordine, come vi dicevo, la sto scoprendo insieme a voi, anche se ovviamente a suo tempo sapevo il contenuto. Procediamo con le Rocaille. Allora, Rocaille stupende della Miyuki. Allora, le 15.0. Le mie amatissime Duracord Galvanized Champagne, 5 grammi di 15.0 appunto. Poi ci sono un altro colore che adoro, questo, le 11.0 Duracord Galvanized Dark Berry, 10 grammi, ben 10 grammi, e questa è la colorazione spettacolare di queste Rocaille. Bene. Poi abbiamo le 8.0, anche qua abbiamo il Duracord Galvanized Champagne, ben 5 grammi, guardate. Ok, poi ci sono pure le Delica, e guardate che Delica, 5 grammi Dyed Opaque Cranberry, e guardate cosa non sono queste Delica, sicuramente le userò al più presto. Bene, poi come perline non possono assolutamente mancare le Super Duo. Eccole qua, 10 grammi di Super Duo in questa colorazione stupenda che è la Polychrome Copper Ombre. Guardate che bella. Valeria va sempre alla ricerca veramente di colori e perline spettacolari.
Abbiamo poi della stessa colorazione anche le kite, guardate che meraviglia, anche in questo caso sono 10 grammi, la colorazione è quella che abbiamo visto nelle Super Duo, veramente molto bella e mai vista. Abbiamo poi delle perline da 4 mm, quindi sono perline Shiny Pearl magenta, la colorazione 120 pezzi, pensate. E guardate che spettacolo di colore, un filo intero proprio, bello, bello, bello. Per finire abbiamo delle goccioline. Guardate, sono le Glass Drop 11x8 mm, la colorazione Cranberry, 10 pezzi. Belle, belle. Bene, questa è la prima bag. Ora velocemente sposto tutto e vi mostro le altre. La seconda bag è anche questa della serie Luxury Bag, quindi Swarovski Crystal Ivory Cream. E ora la scopriamo insieme. Ecco qua. Tutto ben confezionato. E all'interno una bustina con tutte le meraviglie che ora vediamo insieme. Partiamo anche in questo caso dai protagonisti, ovvero dai Rivoli Swarovski, in questo caso i Crystal Ivory Cream, due pezzi, e ora li vediamo insieme. Forbici a portata di mano. Anche questo è un colore che io adoro. Guardate che spettacolo. Belli, belli, belli questi rivoli. Quindi rivoli, coppia di rivoli anche in questo caso da 14 mm Swarovski. Poi, anche in questa bag non mancano le rocaille, rigorosamente Miyuki anche in questo caso. Eccole qua, ve le mostro tutte e tre insieme perché la colorazione è la stessa, ovvero la Frost Opaque Glaze Rainbow Ivory. Quindi un nome lunghissimo ma meraviglioso. Guardate, queste sono le 80, per cui ci sono 5 grammi. Le 110, sempre 5 grammi. Guardate che bella questa colorazione. E per finire abbiamo anche 5 grammi della stessa colorazione delle 150. Procediamo poi con le Super Duo. Eccole qua, 10 grammi. Questa è la colorazione. Pearl Shine Clamshell, guardate che bella. Abbiamo poi le stessa colorazione per quanto riguarda in questo caso le Gem Duo, quindi 5 grammi Pearl Shine Clamshell, bellissimo. Procediamo con la stessa colorazione, quindi sempre Pearl Shine Clamshell, 5 grammi, le Nibbit, guardate che bello. Abbiamo poi le perle da 4 mm, Powdery Light Gold, 100 pezzi, guardate che bello il colore. I miei amatissimi cabochon rosetta, cabochon da 6 mm, cabochon doppio foro, questa è la colorazione Chateaubriand Antique Gold 30 pezzi. Eccoli qua, guardate che belli che sono. Per finire abbiamo delle monachelle, eccole qua. Monachelle, sono 6 pezzi, quindi 3 coppie di monachelle Stardust e sono queste bellissime monachelle con la pallina Stardust, veramente molto belle. Adesso magari ve ne faccio vedere una fuori dalla bustina, così non si confonde con le altre. Guardate che meraviglia. Bene, questa quindi è la bag Ivory. Ora sposto e vi mostro subito un'altra. Procedo il video con questa meravigliosa inquadratura, guardate che spettacolo, queste sono le bag, chiamiamole minori, in quanto le due che vi ho mostrato in apertura sono le bag della serie Luxury Bag, mentre qua vediamo quelle, diciamo standard, fra virgolette, ma sempre spettacolari, ora capirete il perché, ve le mostro ad una.
Bag minore, ma a stesso tema, ovvero Swarovski Crystal Ivory Cream Bag. Quindi ora vediamo il contenuto di questo spettacolare pacchettino. Uno, guardate quanti bei pacchettini. Eccoli qua, guardate, tutti belli impacchettati nella pluriball. Quindi ora li vediamo insieme, partendo da uno a caso, il primo che abbiamo sfilato dalla bustina. Quindi abbiamo gli chaton, in questo caso Crystal Ivory Cream. Quindi li vediamo insieme. Guardate che spettacolo! Non vedo l'ora veramente dell'uscita delle nuove bag, perché sono veramente sempre tutte, tutte bellissime. Allora, le forbici, portate pazienza, ma il bello in un certo senso della diretta, perché sto spacchettando proprio insieme a voi tutto quanto. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Io poi gli chaton li sto usando veramente tantissimo, quindi è meraviglioso avere il completo di tutta la gamma, diciamo. Quindi 4 chaton. Poi, sempre ovviamente Crystal Ivory Cream, abbiamo due pezzi, quindi una coppia di rivoli da 12 mm. Vediamo se facciamo prima sfilare così. Sì, ce l'ho fatta. Ecco qua. Spettacolare. Bello, bello, bello. Questo set di rivoli e chaton Swarovski. Ovviamente qua abbiamo la coppia mancante, ovvero 14 mm, e la rivediamo insieme. Ho scoperto che sfilando li faccio prima, vediamo. Magari l'hanno riuscito di fortuna. Usiamo le forbici. Veramente impeccabile ogni pacchettino, come potete vedere. Ed ecco qua, appunto, anche i rivoli da 14. Guardate che meraviglia poter avere tutte e tre le misure di questo bel colore. Bene, ora sposto velocemente questo e vi mostro il prossimo, la prossima bag. Ta-da! Ancora Swarovski bag, in questo caso la Royal Green, un'altra colorazione stupenda della Swarovski. Quindi apriamo tutto quanto. Anche qua abbiamo i tre pacchettini. Quindi presumo, non ricordo adesso esattamente, ma penso che siano gli stessi. Quindi la colorazione ovviamente è la Royal Green. Abbiamo i 14 mm, i 12 mm e i chaton. E adesso li vediamo ovviamente, perché anche questo colore merita tantissimo. Non ho beccato il verso, sicuramente ho sbagliato. Veramente super super imballato. Guardate quanto è bello questo colore. Stupendo proprio. Quindi gli chaton. I rivoli da 12 che tento di sfilare. Sì, ce l'abbiamo fatta. Guardate che bello. E ovviamente qua, scusate, me lo porto per comodità avanti, ma ve lo lascio qua. Io tra l'altro mi sono messa tutte le bag qua. Dopo magari mi faccio un po' di spazio, se no non riesco facilmente a muovermi. Sono piena di bag. Non vedo l'ora veramente di mettere all'opera. Allora. Guardate che spettacolo anche questo. Qua.
Si vede proprio in tutto la bellezza del colore, guardate che meraviglia, inquadratura perfetta. Bene, anche questa bag l'abbiamo scoperta, quindi io procederei subito con la prossima. Procedo ora col mostrarvi una serie di tre bag Miyuki e ne vale la pena veramente di guardarle perché sono colorazioni bellissime. Io adoro le Rocaille Miyuki, come sapete, adoro sperimentare e conoscere nuove colorazioni e spesso tramite le bag ho proprio potuto conoscere nuovi colori, come in questo caso. Questa bag infatti è penso la terza volta che l'acquisto, uguale identica, ho avuto la fortuna di ritrovarla ancora, quindi ne ho approfittato perché sono colori bellissimi e proprio grazie a queste bag che ho scoperto le colorazioni che ora vedrete parecchi mesi fa. Quindi guardate che meraviglia, le faccio solo intravedere e ora le guardiamo insieme. Sono le nuove colorazioni di Huracost che sono uscite appunto qualche mese fa. Ecco qua la bustina e ora guardiamo insieme le colorazioni. Parto da questa che adoro, le adoro tutte e quattro, veramente sono ben quattro bustine in questa bag. Ed eccola qua la colorazione Duracoat Galvanized Light Champagne 10 grammi. Sono tutte e quattro confezioni da 10 grammi, sono tutte 11,0 e questa è la colorazione. È meravigliosa, ho già avuto modo di utilizzarla e mi piace veramente tantissimo. Poi procediamo con questa. Allora, questa è la Duracoat Galvanized Pale Gold, anche questa è meravigliosa perché è un oro a mio parere molto molto delicato e mi piace tantissimo utilizzarlo. Abbiamo poi il Duracoat Galvanized Yellow, eccolo qua, un'altra tipologia di oro. E per finire quest'altra che è una colorazione, a mio parere, bellissima. Si chiama Duracoat Galvanized Bright Copper. Guardate che spettacolo. Quindi veramente wow questa bag. E ora vi mostro le altre due. Altra bag Miyuki. Guardate, questa fa proprio al caso della stagione in cui siamo. Autumn Shades Bag. Sono anche in questo caso tutte Rocaille 11,0 e le colorazioni. Non è la prima volta anche questa bag che l'acquisto. Penso che Valeria ce l'ha proposta anche l'anno scorso. E già così, guardate che meraviglia. Ma ora ve li mostro ovviamente nel dettaglio. Allora, vediamole tutte quante le colorazioni meravigliose partendo da questa. 10 grammi, anche questi sono 4 pacchettini da 10 grammi. Questa è la colorazione Matted Opaque Mustard. Guardate cosa non è. Bella bella proprio. Abbiamo poi questo che è il color Matted Opaque Golden Olive Luster. Abbiamo poi questa che è Matted Opaque Pale Pumpkin Dyed, nomi sempre più complicati, spero di pronunciarli bene. E per finire abbiamo quest'altra che adoro, è la Matted Opaque Terracotta. E guardate quanto fanno autunno tutte e quattro insieme a questi colori. Bene, procediamo con la prossima. Altra colorazione di Rocaille Miyuki che adoro, questa che vedete qua, la Galvanized Dark Mauve, praticamente anche in questo caso è una colorazione che ho scoperto grazie alle bag di Valeria, credo proprio l'anno scorso, anche per quanto riguarda questa colorazione. Guardate, guardate che meraviglia, ma ora ve la mostro certamente nel dettaglio. Questa bag ovviamente è composta da una colorazione unica, quindi sono le tre misure di Rocaille nella colorazione che vedete lì davanti, la Galvanized Duracoat Galvanized Dark Mauve. E partiamo dalle Rocaille 15,0, 5 grammi di Rocaille 15,0 e guardate il colore che bello che è. Abbiamo poi le 11, ben 10 grammi di Rocaille 11,0. E per finire, e qua vedrete sicuramente al meglio il colore, le 80 10 grammi. Guardate quanto bello è questo colore qui. Bene, abbiamo finito anche le bag delle Rocaille Miyuki, quindi procedo con le prossime bag.
Mentre sistemavo le bag per farvi vedere le prossime, è emersa un'altra confezione di queste della Miyuki New Duracoat Color Gold Bag, quindi la colorazione che vi ho detto, le nuove colorazioni Duracoat, come vi ho detto mi piacciono tantissimo e quindi ho fatto scorta. Infatti mi pareva di ricordare che ce ne fossero due confezioni, infatti è emersa anche la seconda. Questo per farvi vedere quanto veramente mi piacciono. Se Valeria ce le riproporrà di nuovo, vi consiglio assolutamente di non farvele scappare perché sono veramente bellissime. Prossima bag è composta dai Cabochon Rosetta, come vi ho detto li adoro, quindi i miei acquisti sono sempre concentrati su cose che sicuramente utilizzerò perché già mi piacciono, quindi in questo caso abbiamo i Cabochon Rosetta a due fori ed è una bag appunto composta da loro. Guardate che meraviglia. All'interno di questa bag, come avete potuto intravedere, ci sono ben tre confezioni, quindi tre colorazioni. Partiamo dalla prima, eccola qua. Sono 30 pezzi per ogni confezione, quindi questa è la colorazione Blossom Golden Rose. Guardate che bella. Abbiamo poi quest'altra che è la Blossom Pink Carnation, sempre 30 pezzi. E per finire, guardate che meraviglia, la Blossom Persian Buttercup, 30 pezzi sempre, guardate. Bella, bella, bella questa bag. Bene, procediamo con la prossima. Qual è un'altra delle perline che amo di più? Ovviamente la Bridge, forse la perlina che amo di più in questo momento in assoluto. Anche questa bag l'avevo acquistata già altre volte nei mesi scorsi, avevo acquistato anche il volume 1 più volte e ora vediamo insieme le colorazioni. La prima colorazione che vi mostro è questa, che tra le colorazioni nuove uscite è di certo la mia preferita, ovvero la colorazione Chili. Guardate che meraviglia, sono confezioni da 5 grammi, quindi troviamo tre colorazioni, tre confezioni da 5 grammi. E vi faccio vedere che con questa colorazione, giusto con una bag che avevo sempre acquistato da Valeria, ho realizzato questa versione del ciondolo innuendo. E ve lo faccio vedere anche nel particolare perché le 11.0 che vedete qua intorno sono le Bright Copper che vi ho mostrato prima, le Duracoat della bag delle Miyuki. Guardate che bella la resa, sono appunto le 11.0 che vedete nella parte esterna, diciamo, dell'incasonatura e qua in alto. Mi piace veramente tantissimo la resa di questo colore. Poi, altra colorazione di questa bag è la colorazione Caraway, sempre tra le nuove colorazioni delle Bridge, e anche questa è bellissima. Per finire, la terza colorazione, sempre fra le novità delle colorazioni Bridge, è la colorazione Sage. Veramente molto molto belle. Speriamo che escano sempre tanti bei colori di questa perlina fantastica. Bene, procediamo con le prossime bag. Cosa vedono i miei occhi? Gocce in vetro. Ebbene sì, mi sta tornando un po' la voglia di utilizzare nelle creazioni, negli orecchini in particolare, le gocce. Quindi ho voluto prendere questa bag di gocce in vetro 20x9 mm la misura, in finitura etched. Guardate che spettacolo! E ora ve le mostro tutte quante nel dettaglio. Abbiamo ben tre colorazioni, guardate, e ogni colorazione, quindi ogni confezione, contiene 6 pezzi, quindi 3 coppie. Questa è la colorazione Etched Chalk White Bronze. Guardate. Abbiamo poi quest'altra, che è la colorazione Etched Chalk White Copper. Guardate che meraviglia, se vedete il riflesso copper appunto. Per finire abbiamo questo che è la colorazione Etched Rose Opal Matted Rose Wash, un nome lunghissimo anche in questo caso, ma guardate che spettacolo. Bene, procediamo con le prossime bag. Le ultime due bag standard, chiamiamole così, sono composte dalle Ginkgo Ionic. Sono le Ginkgo Ionic, le jet, quindi quelle con base jet. Abbiamo la volume 1 e la volume 2, quindi adesso sono curiosa anch'io di vederle perché ancora non le ho viste dal vero queste colorazioni per la maggior parte.
Partiamo dalla prima, quindi dal volume 1. Io ho già intravisto meraviglie, guardate che spettacolo! Ecco qua, questa è la colorazione Ionic Jet Orange, quindi abbiamo base nera con questo effetto craquelé orange ed è veramente bellissimo, mi piace un sacco. Poi abbiamo questo con l'effetto yellow, quindi Ionic Jet Yellow. Abbiamo il craquelé sotto giallo. E per finire questa bag sono tre confezioni, quindi come avete visto la grammatura sono 10 grammi ogni confezione, quindi ogni colore. Ionic Jet Green. E qua abbiamo sotto appunto il craquelé verde. Guardate che meraviglia. Questa era la prima e ora sono curiosissima di vedere insieme a voi la seconda. Volume 2, ancora meraviglie. Quindi parto da questa, guardate che spettacolo. La colorazione Ionic Jet Pink, 30 pezzi anche in questo caso. Abbiamo sempre tre bustine da 30 pezzi ciascuno. Questa è la colorazione con il craquelé appunto rosa. Guardate che spettacolo. Abbiamo poi, guardate anche questo che meraviglia, la Ionic Jet Blu, quindi il craquelé sotto che intravediamo blu, bellissimo. E infine il craquelé white, quindi Ionic Jet White. Guardate che bello. Questa colorazione ho già avuto modo di utilizzarla e mi piace tantissimo la resa, molto molto fine. Bene. Io direi che con le bag standard ho terminato, ne ho un'altra da farvi vedere che fa parte, diciamo, non proprio delle standard, ma nemmeno delle luxury, oppure forse un pochino sì. Adesso ve la mostro subito. Ed eccola qua, la prossima bag Ivory Cream, quindi di nuovo credo una luxury bag, io non esattamente non so nemmeno il contenuto perché quando ho visto di nuovo Ivory Cream 2.0 ho pensato che fosse sicuramente bella, non ho guardato nel dettaglio nemmeno il contenuto perché avevo paura che potesse scapparmi dal carrello perché succede anche questo sul sito di Valeria, quando abbiamo la nostra robina nel carrello ovviamente sono tutte cosine ambite. E se non si fa presto si rischia di perderle, quindi vi consiglio sempre di affrettare come ho fatto io, che non mi sono persa nemmeno nel leggere il contenuto, sapevo che sicuramente era meraviglioso e ora lo guardiamo insieme. Ecco il sacchettino che ho svuotato, quindi adesso vi mostro tutto quanto il contenuto, wow, veramente wow. Anche in questo caso, ma non ve li faccio rivedere perché li abbiamo già visto sia nella piccolina che nella Luxury, i Crystal Ivory Cream Rivoli da 14 mm, abbiamo anche in questo caso una coppia, quindi adesso mi ritrovo con tre coppie che sicuramente utilizzerò al più presto. Poi adesso cerco di vedere un po' tutto quanto per andare in fila nel mostrarvi le cosine. Wow, quante meraviglie, oh che bello, vi mostro subito queste, guardate che spettacolo. Abbiamo le Miyuki Cotton Pearls, 12 mm la misura, sono 5 pezzi, color rich cream e guardate, guardate che spettacolo. Anche questo è un articolo, diciamo, inusuale che magari non si trova sempre ed è bellissimo poter avere la possibilità tramite queste bag di poterli sperimentare. Guardate che bello che è questo colore. Bello, 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 mi piacciono un sacco. Le vedo molto adatte anche andando verso la stagione del Natale. Allora, poi, wow, cosa vi faccio vedere? Sono tutte meravigliose queste cosine. Cioè, proprio belle, belle, belle. Abbiamo, allora, partiamo come abbiamo fatto prima. Come spesso accade, ho terminato la memoria del telefono, quindi ho dovuto svuotare un po' la memoria per continuare il video. Ovviamente è un video un po' lungo, quindi mi serviva più spazio di quanto avevo in realtà nel telefono. Quindi stavo dicendo che procediamo con le Rockail, anche in questo caso Miyuki. Eccole qua, abbiamo di nuovo le Duracord Galvanized Champagne 15-0. Anche di queste così ho una bella scorta. Poi abbiamo le 110 le Opaque Dark Cream 10 grammi, le 8 sempre le Duracord Galvanized Champagne ottimo 5 grammi. Con cosa procediamo? Wow, abbiamo le
Pellet? Sì. Penso che sia sbagliata l'etichetta. Sì, il bello della diretta. Comunque queste sono, direi, le pellet. O le diavolo, ma non lo so, una delle due, ovviamente così a occhio nudo faccio fatica, dovrei ricordarmi al limite le colorazioni, perché sono differenti, ma è veramente di poco poco poco, quindi round luster non c'entrano, in teoria forse dovranno esserci, guardiamo se qua c'è. Sì, ci sono! Il bello della diretta, anche qua abbiamo le perline, quindi sono invertite soltanto le etichette. Mi piace anche questo, non lo taglio perché mi piace. Allora, quindi abbiamo la colorazione è la stessa che la Chalk White Champagne Luster. Abbiamo 100 pezzi per quanto riguarda le perline che vediamo in questa bustina. E invece per quanto riguarda le Diabolo, ok. Champagne Last 30 pezzi che vediamo in questa bustina. Bellissimo. Mi piace un sacco anche questa piccola gag. Bene, poi procediamo. Stessa colorazione, ovvero in questo caso Alabaster Champagne Luster, là era la Chalk White, comunque molto simile. Abbiamo le Zoli Duo destra e sinistra, Alabaster appunto, Champagne Luster, 30 pezzi della destra e 30 pezzi della sinistra. Bello, bello, bello. Poi abbiamo le Super Duo, quanta roba ragazzi, veramente un sacco di roba. Ops, si è spostato pure il tappetino, oggi tutte quante mi accadono. Abbiamo le Super Duo, dicevo, Matte Metallic Golden Road, 10 grammi. Tutto ben abbinato, veramente. Procediamo con le Kite, le Bronze Pale Gold, 5 grammi. Ops, mal di mare, no? Abbiamo poi le amatissime Bridge, le Bronze Pale Gold, anche in questo caso 5 grammi. Le gocce, anche qua abbiamo delle gocce, quindi assolutamente mi dovrò sicuramente rimettere ad usarle, come ho detto, le ho prese anche nelle bag proprio perché questa è la mia intenzione. Quindi guardate che belle queste sono, gocce in acrilico con lo champagne, 6 pezzi, quindi 3 coppie. Guardate che belle che sono. Ve ne faccio vedere una fuori dalla bustina, tanto ormai il video è durato tanto, un po' di spazio l'ho recuperato, quindi voi comode vi siete messe comode, quindi guardiamo anche la goccia da vicino. Bella, bella, mi piace un sacco. Mica finita, eh? Guardate che spettacolo questi. Abbiamo gli origami Flower Beads Gold Painted, 4 pezzi. Guardate che belle hanno. Guardiamo anche questa fuori dalla bustina. Un foro. Belli belli, abbiamo ovviamente tutte e due le facce lavorate. E per finire, guardate quante meraviglie, per finire abbiamo le Monachelle in argento 925 24K gold plated, quindi argento placato oro, una coppia. Wow! Perfette per quella cliente che magari necessita una monachella un pochino più pregiata. Bene, allora adesso sposto questa perché non ho finito, mi sono resa conto che in fondo c'era anche qualcos'altro. Poi c'è sempre anche la bag, la box, scusate, che vi farò vedere per ultimo velocemente perché comunque ve l'ha già mostrata Francesca a suo tempo, io ve la faccio vedere solo per farvi l'idea di quello che può contenere una box, visto che anche oggi ne esce una. Quindi sposto tutte queste meraviglie e procedo. E mentre riponevo nel sacchetto, perché dopo sistemerò tutto quanto, ma ora per far primo ho rimesso nel sacchetto, mi sono resa conto che qui davanti è rimasto un pacchettino, ovvero questo, un pacchettino con altre gocce. Sono anche in questo caso gocce in acrilico, gocce twist, alla misura 37x10, 6 pezzi, quindi 3 coppie anche di queste, che fanno parte sempre di questo meraviglioso pacchettosso, di questa meravigliosa bag Ivory Cream 2.0.
Come vi dicevo, non è finita perché abbiamo altri due pacchettini e in più la box che vi farò comunque vedere velocemente. Questo è la Swarovski Mystery Bag. Ho già avuto modo di acquistarla qualche mese fa ed è bellissimo perché c'è proprio è un mistero, è a sorpresa, come le classiche buste a sorpresa di cui io sono sempre andata pazza. Io adoro le sorprese e quindi anche in questo caso sono veramente curiosa di vedere cosa contiene. Quindi apriamo direttamente insieme, chiaramente si chiama Swarovski Bag perché comunque è tutto a tema Swarovski. Ecco qua, ovviamente non so il contenuto, è una sorpresa, quindi un pacchettino, eccolo qua, lo poggiamo bene. E due pacchettini, questo grande, ok. No, c'è ancora un altro pacchettino. Ma quanta roba c'è, tanto molto conveniente. Ecco qua, scusate, il bello della diretta, anche qua sto veramente facendo la sorpresa insieme a voi, adesso è finita, viene tre pacchettini, quindi guardiamo. Allora, il primo contiene Swarovski rivoli da 14 mm Crystal Silver Patina Foiled. Ah, adesso andiamo subito a vedere perché sono curiosa se sono quelli che ho capito. Sono veramente super super curiosa. Mi sembra una bambina in questo momento che vuole vedere la sua sorpresa. Eccoli, sì, sono loro. Guardate che sono stata fortunatissima. Guardate che meraviglia. Non so se riuscite a capire e a vedere lo splendore di questi rivoli. Il retro ovviamente è il classico, ma guardate che spettacolo. Cioè, sono stata fortunatissima. Adesso vi rileggo il, vi rimetto qua l'etichetta così la potete vedere. Crystal Silver Patina Foiled. È veramente proprio bellissimo. Cioè, troppo, troppo bello questo colore. Sono stata veramente fortunata ed è solo il primo pacchettino. Bene, ok, andiamo a vedere il prossimo. Ancora rivoli. Da 14 mm Crystal Rose Patina Foil. La mia fortuna oggi è veramente immensa. Anche qua ho già capito, la serie è la stessa di quella. E quindi andiamo a vedere. Adesso non capisco più niente. Io guardate, guardate, guardate. Meraviglia. Guardate che spettacolo. Troppo troppo belli, troppo troppo belli sono veramente anche queste. Spero che Valeria le rimetterà ancora le Swarovski Mystery Bag. Quindi, se metterà in futuro le Swarovski Mystery Bag, fate attenzione perché, a parte che se vi piacciono come a me le sorprese, non, assolutamente non fatevele scappare. Poi, come vedete, c'è anche il vantaggio. Crystal White Patina Foiled, quindi sempre rivoli da 14 mm. Guardiamo, abbiamo la stessa serie. Sono stata veramente fortunatissima. Quasi un peccato usarli, ma mi sono messa che comunque li uso perché comunque puoi vederli nelle creazioni anche colorazioni particolari. È solo che bello, quindi fantastico. Ok, le altre sono uscite benissimo senza le forbici. Vediamo. Eccoli qua. Wow. No, beh. Stavo dicendo, io non ho parole e non le ho avute più nemmeno il telefono perché si è di nuovo stoppato. Effettivamente avevo forse tolto troppo poco per poter procedere fino alla fine. Adesso spero di riuscirci, ma guardate appunto la meraviglia di questi rivoli. Sono da senza parole, veramente. Belli, belli, belli. Ma procediamo quindi con l'ultimo pacchettino e poi dopo, con la box. Ultimo dei pacchettini è un pacchettino di un kit, guardate che meraviglia, questi sono gli orecchini Treasury di Le Gioie di Carmen, quindi guardate che belli questi orecchini che si realizzano con questo kit, è un kit orecchini Plus, ora vi farò vedere il contenuto e capirete perché, è veramente un paio di orecchini con dei materiali molto molto prestigiosi, ora apro il pacchetto e vi mostro il contenuto.
Eccoci col contenuto del kit e ora vi mostro subito il pezzo forte di questo kit, ovvero questi elementi Symbal sono praticamente a forma di ginkgo, quindi sono rose gold, quattro pezzi, guardate che meraviglia sono. Ne serviranno due per ogni orecchino, ma sicuramente tanto ormai il video l'abbiamo fatto abbastanza lunghetto perché c'erano tante belle cose da vedere, quindi vale la pena anche di vedere da vicino. Questi elementi Symbal, guardate che meraviglia, adesso questo è il retro, questo è il fronte, fatti proprio esattamente come è la Ginkgo. Bello, bello, mi piace un sacco. E dove ho finito l'altro, che okay, sono finiti qua, mi piacciono veramente tantissimo. Oltre che è bellissimo il progetto di Carmen, veramente non vedo l'ora di realizzarli. Proprio questa è la chicca di questo kit. Bene, poi abbiamo detto prezioso, quindi non potevano mancare i Rivoli Swarovski. Questa è una colorazione che adoro, la Rose Gold Foiled. E quindi la vediamo ovviamente insieme. E se non la conoscete, questa colorazione merita di essere vista. Guardate che bella. Proprio oro rosa, bello, bello, bello. Bene, cerco di andare velocemente. Tra l'altro, andate a guardare nella sezione dei kit, che magari se siete fortunati trovate ancora qualche kit meraviglioso di questi. Ci sono kit anche di Francesca Piombino. Allora, procediamo con le 15.0 Miyuki 15.0 Metallic Light Bronze 5 grammi. Ok, cerchiamo di mettere tutto qua davanti. Abbiamo poi le Duracord Galvanizer Champagne, anche per questo progetto. Quindi le 11.0 che sono, abbiamo detto, 5 grammi e 5 grammi anche per quanto riguarda le 8.0. Sempre Duracord Galvanizer Champagne. Poi abbiamo detto che è un kit di orecchini plus, quindi veramente molto molto ricco e non possono mancare anche quindi i Bicono Swarovski 4 mm Crystal Rose Gold, 28 pezzi e la colorazione anche questa, che dire, senza parole. Bellissima veramente. Procediamo con le Super Duo. E guardate che colorazione spettacolare è. Matte Apollo Amber. Spettacolo puro proprio. Quindi 10 grammi per quanto riguarda le Super Duo. E abbiamo anche le Gem Duo, stessa colorazione, Matte Apollo Amber, 5 grammi. No, ma che cos'è? Troppo troppo bella. Abbiamo poi le Moby Duo colorazione copper, sono 30 pezzi. Veramente non vedo l'ora di realizzarli questi orecchini perché il materiale è veramente fantastico, il modello è bellissimo. Finiamo come perline con le Ginkgo, questa meraviglia avete già intravisto forse anche dall'immagine. Abbiamo 30 pezzi, la colorazione Dotted Jet Full Slipper It. Guardate che spettacolo, come vedete, negli orecchini sono alternati questi con questa colorazione di ginkgo con le Symbal che abbiamo visto in apertura. Ok, guardiamo tutto bello qua davanti, mi piace sistemare tutto, un bello screenshot. Per finire abbiamo le Monachelle. Quindi sempre per proseguire con il plus del kit che abbiamo detto molto ricco, abbiamo le Monachelle in argento 925, Rose Gold Plated 18K, quindi sono praticamente in argento 925 placate oro rosa. Una coppia, guardate che spettacolo. Bene, anche questo kit l'abbiamo visto, ora non ci rimane che vedere velocemente la box di cui vi parlavo.
Ed eccola la box, in questo caso è la box di giugno. Come vi dicevo, però fate attenzione, andate subito a visionare sul sito Perline per Bijou, perché oggi è in uscita una box dal colore spettacolare. Io sarò lì in prima linea insieme a voi ad acquistare la mia box, perché veramente si tratta della mia colorazione preferita, ovvero la colorazione teal protagonista. Quindi vi consiglio assolutamente di andarla subito a vedere. Preparatevi, perché insomma adesso esattamente non so perché ora programmerò questo video, io credo intorno alle 9, in modo che possiate vederlo, avere tutto il tempo, perché la data di uscita delle baghe, delle box e della box odierna è alle 11, quindi magari lo programmo anche un pochettino prima, così avete tutto il tempo per poter vedere il video e correre a registrarvi se non siete ancora registrati al sito, oppure a fare il login per poter essere pronte per le 11 tutte quante in prima fila. Bene, questa comunque è la box come si presenta ogni mese. Ovviamente la grafica è sempre a tema del contenuto, e ora l'apriamo insieme per vedere come si presenta una volta che l'aprite. Guardate che meraviglia, sempre racchiusa nella sua velina con l'etichetta di Perline per Bijou. Quindi chiaramente in questo caso era in questa colorazione, perché nulla è a caso con Valeria, quindi è sicuramente legata al contenuto, come legata al contenuto sarà quella odierna. E ora la apro, vi faccio vedere velocemente cosa contiene, in modo che possiate farvi un'idea di come è composta una box. Anche in questo caso vi faccio vedere, una volta tolta la velina, il bel imballo di ogni confezione. Ogni volta, io praticamente credo di non aver mai perso un'uscita delle box, e sono sempre state confezionate in questa maniera perfettamente. C'è solo da fare attenzione quando tagliate, perché il più delle volte io ho tagliato anche il sacchettino, quello che contiene tutte le perline, però insomma poco male, alla fine le perline vanno riposte. Però fate attenzione, magari tagliate, ecco, adesso magari facciamolo insieme, prendete, sollevando la pluriball, ecco, e facendo proprio, ecco, vabbè, adesso ho fatto per farvi l'esempio, per far vedere dove tagliate, non in alto, perché appunto c'è il rischio. Se non volete rompere il sacchettino che contiene le perline, vi consiglio di fare così. Vabbè, comunque questo è un consiglio che vi do. Ora apro e vi faccio vedere il contenuto, ed ecco che, facendo come vi ho detto, la bustina rimane intatta, senza tagli sopra o sotto. Guardate quante meraviglie. Come vi dicevo, sia l'etichetta che la velina richiamano le colorazioni, potete già intravedere, ma ora vi mostro velocemente il contenuto. Partiamo subito dai protagonisti, quindi ancora Swarovski, ancora Rivoli da 14 mm. In questo caso sono i Crystal Orange Delight. Come avete visto, il colore della velina voleva dire tanto. E avete già intravisto un po' le colorazioni anche delle perline. Allora, eccole qua. La coppia di Rivoli spettacolare. Io adoro questo colore, bellissimo veramente. Poi, insieme a questa box, ovviamente, come di consueto, ho ricevuto uno schema PDF realizzato da Francesca Piombino, dalla bravissima Francesca, che saluto e che ne approfitto per dire che la sua presenza manca tanto, la presenza fissa che eravamo abituati ad avere nel mondo perlinoso manca veramente tantissimo. Quindi spero veramente che prima o poi ritorni ad essere costante nel nostro mondo perlinoso. Ciao, ciao Francesca. Bene, procedo quindi con le Rocaille. Rocaille Miyuki, anche in questo caso abbiamo le 150. Abbiamo la colorazione ancora dura con Galvanize Champagne, 5 grammi, una bella scorta per quanto riguarda questa colorazione che amo, ma poi ovviamente non mancherò di realizzare anche il progetto di Francesca legato a questa box. Abbiamo poi, guardate che meraviglia, il Light Champagne Duracoat Galvanized Light Champagne, che abbiamo visto nelle bag delle colorazioni nuove Duracoat Miyuki. Abbiamo 8 grammi, la colorazione ve la ricordo è questa, spettacolare. Abbiamo poi le 80, sempre nella colorazione Duracoat Galvanized Champagne, 10 grammi. Procediamo con le Bridge. Proprio una box meravigliosa. Abbiamo le Bridge, la colorazione Ginger, 5 grammi. Abbiamo poi le Navette, 10 grammi nella colorazione Ginger, sempre spettacolo.
le ginkgo nella colorazione Saturated Tangerine, 30 pezzi, wow! Abbiamo le queste perline che sono le preziose Engraved Pip, la colorazione Ginger. 3, 2, 1, ce la possiamo fare a terminare questo meraviglioso video, quindi ho le ultime bustine da mostrarvi, quindi speriamo che in questo caso il cellulare resista. Allora, vi stavo facendo vedere queste, che sono le appunto le preziose Engraved Pip, colorazione Ginger, 10 pezzi. Poi abbiamo le Super Duo, guardate, 10 grammi della colorazione Matte Opal Orange. Guardate che meraviglia, questa la vedo benissimo utilizzata anche in questo periodo con i colori del marrone, del verde, come abbiamo visto anche per quanto riguarda le Rokai Miyuki. Poi abbiamo le tile da 6 mm, la Pacifica Tangerine, la colorazione, guardate che meraviglia. Abbiamo poi delle altre Super Duo che mi erano sfuggite, eccole qua, la colorazione Powdery Pastel Orange, 10 grammi, guardate che bello, colore stupendo anche questo, sono tutti bellissimi. Abbiamo poi le perle da 4 mm, Powdery Pastel Orange, 100 pezzi. Questa perlina che è la English Cut Round da 3 mm Pacifica Tangerine, pensavo fossero perline da 3 mm normali, invece sono appunto, hanno English Cut. Sono veramente curiosa di vederle poi da vicino anche sotto la lente per capire. Bellissime, sono, la colorazione è bellissima, quella che abbiamo visto anche nelle tile. Bene. Abbiamo poi queste che sono le Table Cut da 10 mm, colorazione Sunflower Yellow Picasso, 10 pezzi, guardate, anche queste dovrebbero essere da con un foro, con entrambe le facce ovviamente uguali e con un foro. Per finire abbiamo la bustina del ma guardate che bello questo perno, direi. Allora, leggiamo intanto la descrizione. È un perno cymbal meraviglioso, rose gold plated. Ormai non mi escono più nemmeno le parole, è tardissimo e io devo correre a caricare il video sperando che faccia veloce. Guardate che meraviglia, ma spettacolo proprio, sia come forma che come colore. Poi sono speciali per le Super Duo che andranno per esumo incastrate appunto fra questi segmenti qua. Meraviglioso veramente. Ovviamente ci sono anche, adesso rimettiamo tutto nella bustina, abbiamo anche le farfalline in coordinato. 3, 2, 1, ce la possiamo fare, anche perché non so più cosa cancellare dal cellulare, quindi siamo veramente giunti alla fine. Vi stavo facendo vedere questi elementi cymbal che fanno parte di questa meravigliosa box. Per finire, come in ogni box c'è l'omaggio, quindi ogni box ha il suo ricco omaggio. E niente, con questo io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi ho fatto vedere veramente tantissime meraviglie. Mi raccomando, non fatevi scappare l'appuntamento delle 11 stamattina sul sito di Perline per Bijou, vi lascerò tutto linkato qui sotto. Iscrivetevi magari anche al gruppo di Valeria, in modo che potrete vedere sempre in anteprima ciò che lancerà nelle varie bag e box prossime. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito fino a qua, ringrazio Valeria come sempre per la sua gentilezza, disponibilità e tutto quanto, e ringrazio di nuovo voi e ci vediamo alla prossima. Ciao!